Scusate, che ha fatto il Milan? 4! Ha preso 4! 4! 4 palloni! Che ha fatto il Milan? Ha preso 4 palloni! Che ha fatto? 4 palloni! Chi è capolista? Chi è capolista? Chi è capolista? Chi è capolista? Il Napoli, anche se perde domani, è comunque capolista! Capolista! Capolista, capolista, 4-4-4-4-4, vittoria della Fiorentina inaspettata, però arriva, si deve godere in queste circostanze, si deve godere, si deve godere, si deve godere, e si gode, non ho visto la partita, non stavo a casa e quindi non ho visto la partita, ora ho visto il risultato finale, 4-3, tutti i giocatori del Milan, compreso Pioli, tutti sono usciti da mezzo al campo con la faccia viola, hanno giocato contro la viola, la Fiorentina, sono scesi con la faccia viola, vanno ora prendono il pullman, vanno a Milano ma con la faccia viola, stanotte non dormono, hanno preso 4 palloni, 4 palloni, non ci credo, il Napoli è ancora la capolista, vi vediamo tutti da lassù. Tutti da lassù, anche se domani perdiamo, però non è detto che perdiamo, noi ci proviamo a vincere contro l'Inter, non sarà facile a Milano, ma ci proviamo, perché noi siamo la capolista e ci dobbiamo far rispettare. Aspettiamo domani e spero per domani, domani senza ansia. Io il punto me lo tengo stretto, perché lì a Milano non è mai facile portare 3 punti a casa. Non è mai facile contro una squadra forte come l'Inter. Non è mai facile, e quindi un punto io lì me lo tengo stretto. La prossima la Lazio, cerco di portare 3 punti, nemmeno lì sarà molto molto facile, perché comunque la Lazio ha voglia di riscatto, vuole riscattarsi sicuramente, e dopo questa sconfitta per 2-0 contro la Juve, la Lazio ha giocato bene, ho visto la partita fino all'80esimo, perché ho detto che sono uscito e quindi non ho visto nemmeno il Milan che volevo vedere, però non ho visto. E niente, si gode. Lascia un like se anche tu in questo momento stai godendo per il passo falso del Milan. Lascia anche tu un like qui sotto, perché si gode. 4-4-4, ciao, speriamo bene per domani, e forza Napoli sempre, siamo capolisti.